È arrivato il momento, signori, scusate lo scapellame, ma sono appena uscito dalla doccia. È arrivato il momento, ragazzi, il momento di pushare per una lega intera, per 2 ore di video che si trasformeranno in bestemmie. È arrivato il momento di scalare in maniera pesantissima in ladder. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Ego, oggi siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale, ragazzi. Oggi in Lega 5, oggi con un push in ladder verso la Lega Maestro 3, Lega 6. Mi raccomando ragazzi, con il lecchino di supporto, mi raccomando con l'iscrizione al canale. Io sinceramente me la vado a giocare con questo deck qui che vede come protagonista le reclute evolute, magari in corso d'opera ragazzi, si cambierà sicuramente il deck. Mi raccomando ragazzi, con il lecchino di supporto, mi raccomando con l'iscrizione, non vi spegnete ragazzi, rimaniamo sempre accesi nella fiamma dell'Olimpo, la fiaccola olimpica del 2023. Le Olimpiadi si giocheranno nella mia cameretta se vi iscrivete in questo momento al canale. Vamonos! Prima di oggi contro Wild 7 Gaming dell'Iran Royale, ragazzi. Che ci giochiamo? Che questo c'è il Kazakistano, raga? Giochiamo qualcosa che c'è il Kazakistano, raga? Questo è iraniano, dovrebbe avere il Kazakistano. Belle le torri intanto, eh. Belle le torri del tipo. Allora, fra, io ti dico tranquillamente che vado ad utilizzare le reclute. Perfetto. Così dopo ci abbiamo magari il cycle bello fresco. Fratellino, ma mi inauguri così questo inizio game, fratello? Me lo vuoi inaugurare così, fra? Ma sì, guarda, io non me fo problemi, eh. Cioè, nel senso, io non me fo mica problemi, fra. Io non me fo mica problemi, fra. In teoria sono arrivate le 3 corone instant. My god, raga. Contro Wild, così si inizia oggi? Mamma mia, incredibile. Schia se fischietta il fischiettino, ragazzi. Va bene, andiamo contro NetTagGGG. Questo parte. Oh, fra. Che cos'è? Attendi un istante. Zio, che è successo? Raga, cosa significa la scritta attendi un istante, ragazzi? Non mi era mai uscita, raga. Che significa attendi un istante, raga? Oh my god. Net. Madonna, mi stai a sbagga tutto, carissimo Net. Va bene. Allora, velenide. Subito su questo moschettiere della malora. Un arciere magico centrale, secondo me ci sta abbastanza toppigno, ragazzi. Guardatelo, incredibile, si è difeso. Incredibile, si è difeso, ragazzi, buono. Buono per lui, andiamo con Casperigno. Oh, madonna, il mini pecca. Oh, madonna, oh, bravo, qua lui cazzarola è stato bravo. Qua lui caspiterino è stato bravo. Abbiamo la centrale attiva che ci dà un casino di value, per carità divina. Ci dà un casino di value e va bene, ce l'ha attivato lui con le frecce. Però c'è da stare attenti, ragazzi. C'è da stare attentini. Allora, Mago Zap ci ha fatto un bel po' di danni, quindi ci sta GG. Le reclute qui saranno difficili da andare a utilizzare. Perché? Perché lui ha le frecce, ha il moschettiere e soprattutto ha la tronc. Ah, così proprio ce le dici. Allora, 1-1 di reclute, fra. 1-1 di reclute, fratellino. Va benissimo. Andiamo con le nostre reclute evolute nello Shandoman più totale. Andiamo di tronco di qua. Per non saper né leggere né scrivere. Qua ci vado con la velenide, ragazzi. Guardalo. Pirotecnica che non ci crepa. It's incredible, boys. Guarda il team Red Bull. Guarda, boom. Pirotecnica fatta fuori. Ok, incredibles. Non abbiamo fatto assolutamente niente, ragazzi. Incredibile ma vero, non abbiamo fatto assolutamente niente. Anzi, ci siamo andati a prendere le sbrindellate dal moschettiere tantissimo. Andiamo con la rete da battaglia. Mi aspettavo un qualcosina di più interesting, ragazzi, da parte nostra. Dai, fratellino, che ci arrivi sotto terra con i barbari. Dai, che picchiato un po'. Perfetto. Hanno picchiato un pochino, nulla di interesting, però hanno picchiato un pochino. Andiamo con le reclute. Quella pirotecnica lì è il problema. Lui non ha le reclute volute, ragazzi, quindi ok. Vediamo un po' di fare qualcosa di come si deve, diciamo così. Andiamo a fare di questo. Ok, ha fatto fuori la roba in maniera abbastanza succulenta. Andiamo con gli sgherri, ragazzi. Secondo me ci stanno una cifra. Ha lanciato Fireball, regà. Ha lanciato Fireball, quindi you just want attention tantissimo. Via con la melenide. Via con la velenide. Lui c'è il mini pecca, regà. Però ci arriva la rete sotto torre senza che, come se non ci fosse un domani. Mamma mia, incredibile Shandomans. Lui ha il mini pecca, ragazzi. Lui ha il mini pecca. Fra, sai che cosa me ne può fregare a me, fratellino? Assolutamente niente. Andiamo di tronco. Andiamo di tronco in extremis per quel domatore là. Incredible boys.
Team Red Bull inizia a correre. Incredibile sulla fascia destra. Incredibile si è vinta. Incredibile. Via con le reclute volute. Contro Graff incredibile che usa un acimiliero incredibilmente nello Chandleman. Proprio lui, signori. Proprio lui. Andiamo a fare di questo. Double tutto, ragazzi. Double tutto. Double crispy McBacons. Perfetto. Team Red Bull ci ha buttato giù la torre bombarda, quindi GG. Vediamo un po' se riusciamo a tracannare con la rete da quell'altro lato, signori. Ma abbastanza bene, dai, un barbarino ci è arrivato sotto. Mamma mia, le reclute royale, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Qui ci andiamo di pelino intanto. Mi sa che ho fatto la cafonata, Mi sa che ho fatto la cafonata tantissimo, ragazzi, perché sarà un problema. E se sarà, sarà andarsi a difendere da questo cimitero, perché potevo utilizzare la veleno per andarmi a difendere. Infatti devo dire che non è stata secondo me una scelta ottima, ragazzi. Vai con la torre bombarda. GG a lui. Secondo me qua con le reclutine in questa position potrebbe uscire qualcosa di sopra it in Preston Boys. Perfetto. Andiamo con gli sgherri di qua. Diciamo di sì, diciamo di no. Andiamo con un arciere magico, ragazzi. Comunque sia, tanta roba. Lui c'ha, infatti, manco a dirlo, la robetta su Crispy McBacon. Perfetto, di là è andato tutto ok come doveva andare. Arietino non ci arriva sotto torre. Secondo me qua la velenide è giusta per andare a fare dei dannetti su Crispy McBacons. Perfetto. Draghetto di là lo possiamo lasciare molto tranquillo, ragazzi. Andiamo a fare di questo. Andiamo a fare di questo. Andiamo a fare di questo con l'Arceus. Incredibile Mont, Chandlemont. Perfetto. Andiamo a fare di questo. Andiamo a fare di questo con la Velenite, ragazzi, che secondo me ci sta una cifra. Andiamo a fare di questo con la Tronco, che secondo me... Ah, oh, l'arciere magico, mamma mia, no, raga, vabbè. Che si deve pettinare le bambole, raga? Che si deve pettinare le bambole, raga? Non ci credo, ho perso. Non ci credo mai nella vita, signori, ho perso. No, sto scherzando, ragazzi, non ho perso. Sto scherzando, raga, non ho perso, non ho perso, signori, non ho perso, non ho perso, raga, stavo scherzando. Stavo scherzando. Allagga una cifra. Una cifra sta allagga. Tutti i suggerimenti me li sto leggendo, raga. Due re scendono in campo, ma solo una avrà la meglio. Incredibile, guarda. Sensazionale. Oh mio Dio, quando finirà questo lag? Non lo so. 2 hours later. Sinceramente penso che dopo queste win, ragazzi, ci possiamo andare a cambiare un attimino deck. Ho trovato questo qua contro, che mi ha utilizzato sto deck, ragazzi. Veramente figo. Veramente figo, e secondo me che mette in risalto tantissimo le reclute royale volute. C'è la specchio, ho portato un po' di carte al 13, ragazzi, come potete vedere avevo 1.000.000 di euro, praticamente adesso sto sotto la metà, ma non ce ne frega assolutamente niente. Quindi direi, ragazzi, di andarlo a provare tranquillamente nello Chandleman, con la speranza che si magari possa rivelarci il deck che ci porterà all'ultimi Champions, signori. Questo non lo possiamo sapere finché non lo proviamo, ragazzi. Vediamo un po' come ci troviamo. Intanto Scara sgringhi tantissimo. C'è la specchio all'interno di questo deck che sinceramente non mi convince tantissimo. Però, ragazzi, però c'è sempre il però, raga, c'è sempre il però. Allora, i Champions non si possono specchiare, e fino a qui ci siamo. Andiamo con i maialini royal splittati. Ma sì, dai, andiamo con i maiali royal splittati, che secondo me ci stanno bene. Andiamo a attivare la Sbingis, perfetto. Sta lagghicchiando, ragazzi. Sta lagghicchiando, non è che non sta lagga, anzi. Anzi, regà, c'ha il suo perché sto lag Incredibles Chandlemont. Ok. Fire Machine tankeata, devo dire, anche abbastanza bene. Molto tranquillamente. Va a pesare 4.0 anziché 3.1 ore del nostro classicissimo spam, quindi si sente un pochino il peso, ragazzi, anche perché le carte da andare a ciclare son parecchie, non è che... Insomma, sul palmo di una mano. Ecco, allora, vediamo un pochino. Secondo me qua questo arciere magico centrale ci sta bene, perché lui è costretto ad andare a tirare Fireball, ragazzi. No, non ci va a tirare Fireball. Non ci va a tirare Fireball. Andiamo con una Goblin Cage, raga, per prendere tempo più che altro. Potevo anche evitare, sinceramente, però vado a pigliare tempo, raga. Magari abbiamo anche un mezzo counter push, ragazzi. Togliamo il mezzo, ragazzi, perché ce l'abbiamo. Lui comunque c'ha quel goblinone verde che si deve andare a difendere, e stiamo, diciamo, abbastanza tranquilli. Va a utilizzare anche lui la sua cage, che noi prontamente buttiamo giù.
Tra un po' abbiamo le reclutine volute, quindi GG. Ha lanciata bene questa fireball. L'ha lanciata molto bene questa fireball lui. Perfetto. Vediamo un po' di costruire qualcosa di interesting, ragazzi. Costruiamo qualcosa di interesting con le reclute royale evolute ovviamente dal fondo. Perfetto, anche lui le va a utilizzare, quindi on scope bridge. Andiamo con una tornandicchia, ragazzi. Andiamo con una tornandicchia proprio di quelle fantastiche. Andiamo con una goblin cage di qua, giusto per tenere modo operandis il tutto, diciamo così. Particolare, raga, porca miseria, particolare. Molto particolare, ragazzi. Molto molto particolare. Andiamo di nuovo con le reclute, per non saper né leggere né scrivere. Andiamo con i pipistrelli, per non saper né leggere né scrivere, ragazzi. Cerchiamo di metterlo in pressions, il tipo. La Queen non sta ricevendo danni, quindi andiamo a attivare subito l'abilities, in modo tale che di là sulla sinistra qualcosa di interessante deve succedere per forza. Infatti siamo arrivati in hit, diciamo, abbastanza bene, signori. Perfettissimo così, guarda, mi va bene. Lui dovrebbe andare di fireball. Perfetto. Fire Machine tankata, molto molto bene. Lui ha le reclute volute, quindi andiamo a giocare anche le nostre di reclute volute. Ok, Sbrindle's Blank, fantastico. Andiamo con la Queen degli Arcieri, per non saper né leggere né scrivere. Andiamo con un Arciere Magico, per non saper né leggere né scrivere. Perfetto, ottimo, ottimo così. Ok, ok, ok. Andiamo con l'abilities della Queen, che secondo me ci sta in maniera abbastanza succulenta. Andiamo con la Goblin Cage di qua, che ci sta sempre in maniera abbastanza succulenta. Andiamo con le reclutine, boys. Perfetto, andiamo con la tornado di qua. Magari ci diamo un po' di value con la centrale. Lui danni, attenzione, ce ne ha fatti con i porchi, eh. Lui con i porchi, ragazzi, danni ce ne ha fatti. Con i porchetti lui danni ce ne ha fatti tantissimi. Bellissima sta fireball da parte sua. Ha placcato tutto da Dio, devo dire. Mamma mia, raga. Ci siamo trovati contro purtroppo un mirror. Peccato, ragazzi. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto provare questo deck senza avere contro il mirror, ragazzi. Purtroppo non è stata così. Purtroppo, ahimè, non è andata come speravo. Andiamo a splittare, ragazzi. Tiro una tornado proprio per non saper né leggere né scrivere. Qua tutto centrale così. Bella sta fireball. Bellissima. Bellissima sta fireball, ragazzi. Sebo di niente. È stato bravo, raga. È stato bravo. Si vede che lui va a utilizzare questo deck da più tempo rispetto a me. Di conseguenza l'ha saputo gestire benissimo, raga. Benissimo. Ovviamente non è che mo cambio deck di nuovo, perché porco due, siamo stati sfigatissimi. Un mirror contro. Però secondo me questo deck può regolare può regalare delle belle soddisfaction. Può regalare delle belle soddisfactions. Sinceramente non mi sto trovando benissimo, con questo deck. Andiamo contro Lord Fortin. Non lo so, poi sta laggando una cifra, regà. Cioè, veramente, questo mi ha tirato sparchi, è sparita dalla circolazione. Adesso è tornata, cioè, sembra di giocare a Matrix, porco due. E non sto a scherzare, regà, sembra veramente di giocare a Matrix. Però che ci vuoi fa? Che ci vuoi fa, fratelli? A quanto pare è così, da pigli così, fra, indiscreto. Molto nello Shandalaman, molto su Crispy McBacon. E cerchi di non morirci. In sostanza, è un po' complicato, raga. È un po' complicato, perché porco due è un po' complicato. Però cerchi di non morirci, in sostanza. E va bene così. Fulminhouse nello Shandalaman più totale. La Witch fortunatamente è stata presa di mira, quindi va bene. Andiamo con i maialini dall'altro lato. Questo non ci dovrebbe avere una piocina d'elisir incredibile. E non lo so, perché sto deck sinceramente, raga, costa specchio. Non mi torna la specchio, raga, in sostanza. In sostanza non mi torna la specchio, perché veramente non la utilizzo per nulla proprio. Andiamo con la tornado. Questi dovrebbero diventare one shot, one kill, tipo zap. Tipo, perfetto. Perfettissimo così, quindi abbiamo fatto bene a tirare la tornado. Mi convince, raga. Non mi convince più di tanto. Vedremo. Poi ho trovato un sacco di Mother Witch da quando ho sto deck in mano. Sincero, ma veramente tante. Reclutine mi ispirano di più nello spam, sinceramente, che non in questo decchigno qui. Quindi non si sa. Non lo so, raga, non lo so. Sinceramente, ragazzi, non lo so. Dovremmo scrutare per bene tutta la situation e vedere un attimino un po' il da farsi. Andiamo con le reclutine di qua, ragazzi.
in modo tale che facciamo tutto fuori in maniera su crispy McBacon, se ci riusciamo. Va benissimo così, guarda, sono contento. L'importante è che abbiamo fatto fuori tutto, perché comunque sia di là ci abbiamo un buon push. Andiamo con i maialini splittati, perfetto, in modo tale da far danni un po' ovunque, ragazzi, e secondo me ci sta abbastanza bene. Goblin cage di qua, molto bene. Andiamo con l'abilities, perfetto. Meno male che non ha laggato, raga, perché sennò sarebbe stato un problema non da poco, ragazzi, anzi un bel problemino. Andiamo con le reclutigne, che secondo me ci stanno abbastanza bene. Timing perfetto, ragazzi, sincero, timing sinceramente sincero perfetto. Mancano 20 secondi al left. Incredibile. Quanto danno fa la tornado? Ti prego, dimmi che fa. Ok, fa abbastanza danno. Andiamo 1-1, palla al centro. Non è un problem, ragazzi. Houston al momento non è un problem. Lo scopriremo solamente vive. Oh, fra. No, non mi piace sto deck. Non mi piace sto deck, fra. Non mi piace. Non lo so, raga, non lo so il perché. Cioè, non fate domande, non mi ispira proprio. Non mi ispira proprio. Cioè, so che il deck con i maialini è qualcosa di assurdo, ragazzi, però non mi ispira. Intanto questo l'abbiamo inchiappettato una cifra con la specchio a sto giro gigantesca. Andiamo con la Goblin Cage di qua, frate, ci hai provato tantissimo, GG. Però non mi ispira tantissimo. Sono tornato, signori, allo spammino con le reclute, a parte il lag, anche perché il deck di prima, per carità, madonna mia, sto lag però è incredibile, non era male, però regà, satisfaction poca nel matchmaking, perché veramente mi dava contro la peggio roba. Intanto qua abbiamo un Forever Alone Bridge Spam pure contro di noi, ovviamente laggatina che ce l'ha messo in quel posto a noi, ragazzi. Fortunatamente abbiamo recuperato un po' di danni. Nulla di sensazionalmente sensazionale. Ci pigliamo la botta di Casper tantissimo, ragazzi. Qua potevamo evitare anche le hit dell'arciere magico, però pazienza. Sta laggando una cifra, raga. Cioè, già è tra virgolette difficile. In più, con il lag, raga, è una cosa che veramente è fuori dal normale, da qualsiasi prototipo di sistema nervoso centrale. La Bandit ha fatto un dash assurdo, ragazzi. Quindi complimenti alla Bandit che gli ha deviato la tronca in maniera estremamente fantastica. Andiamo con la Velenide. Perfetto, la regina è stata pizzicata, quindi dovrebbe crepare da quella Velenide tantissimo. Spam, ragazzi, con la Queen degli arcieri. Quindi huge swan attention. Qui ovviamente si va a fare di questo, senza troppi stereotipi, senza troppi problemi. Double dash della Bandit, rimane all'attivo la nostra, vediamo lui come si va a difendere, non ha abbastanza elisiet in saccoccia per difendersi da quella Bandit là, quindi GG. Attenzione però a questo ariete, superbo ragazzi, questo ariete è stato veramente fantastico, si è trovato molto molto bene lui. Vediamo un po', ragazzi, contro TheBomb.com come la va. Qua, ragazzi, per forza veleno, ce li togliamo dalle scatole, in più forse buttiamo giù anche torre, non so precisamente la veleno quando va a togliere, quindi perfetto così. Ci siamo tolti la torre di mezzo, ragazzi, e questa è una grandissima cosa, fidatevi. Allora, lui potrebbe decidere ovviamente di bridge spammare quando gli pare, quindi cerchiamo di fare di questo, secondo me che è so pretty cool Shandloman. Bellissime queste frecce da parte sua. La Bandit è stata fatta fuori, quindi manco tanto. La Bandit è stata fatta fuori, diciamo così. Andiamo con la tronco. Perfetto, tiriamoci sta veleno, che qui secondo me ci sta discretamente bene, ragazzi. Bandit, ti prego, vieni fatta fuori tantissimo. Ok, andiamo qua con un Maghito Zappitos, grazie. Andiamo qua con una Bandit, grazie. Guarda, ok, molto molto bene. Ci siamo barricati un attimino in difesa, che secondo me, ragazzi, c'è stato a pennello questo barricarsi in difesa, altrimenti sta partita sarebbe stata piuttosto complicata, ragazzi, da andare a vincere. Invece abbiamo sfruttato la fase difensiva, devo dire, molto
Molto bene, quindi si è vinta grande allo spammino con le regole, ed è GG. E siamo a una, ragazzi, dalla Maestro 3. Secondo voi il gioco ce la farà vincere? Innanzitutto vediamo se non ci fa startare con una laggata incredibile, che questo già sarebbe un ottimissimo risultato, perché sto a startare ogni partita, raga, con lag. Quindi già sarebbe tantissimo se non lagga, quindi va bene così. Andiamo contro l'AI. Lai, che la prima non c'era nessuno e mo anche in questa non c'è nessuno. No, ok, va bene. Andiamo con l'Arceus, il Pokémon leggendario più forte di tutto Clash Royale, ragazzi. Perfettissimo così, Quel mini pecca non è risultato un problemone. Oh, ok, Bandit non ci ha pigliato gli schiaffi, quindi GG. Andiamo subito con la Rieta, perché il suo Dominator ha fatto una roba veramente so pretty cool, assai interesting. Perfetto, buona perché quella witch ci crepa tantissimo, ragazzi. Qui la veleno secondo me è stata ad hoc proprio, vieni da ad hoc, se voglio dire basta, nelle live si fanno queste cose, nei video no. Allora, le reclute ancora non le tiriamo, quindi 1 minuto e 58, 58 secondi all'overtime, che ne sono diventati in questo momento 52, quindi non lo so. Oh, Mago è stato messo apposta, ragazzi, proprio per andare a counterare, ve lo dico io, le reclutine. Ve lo dico io, ragazzi, proprio per andare a counterare le reclutine. Me lo sento, questo si è trovato un casino di reclute contro, regà, e ha detto masti Gasperi. Sincerissimo. Oh, mamma mia, subito con le reclute, ragazzi, per avere un counter push di quelli belli blasfemi. Perfect. First. Quella witch is a really problem, bro. Abbastanza come questo mini pecca. L'overtime ci tornerà tantissimo utile, ragazzi. Il mini pecca, non volevo la sbrindellata del mini pecca, raga, ma la sono andata a pigliare perché sì, raga. Qui dobbiamo attendere l'overtime tantissimo, ragazzi. Qui dobbiamo andare a veramente attendere tantissimo l'overtime, raga. Tanto Casper, due botte incredibili sotto. Fantastiche, signori. Mamma mia. So incredible Chandelman. No, ho sbagliato. Qua ho sbagliato tantissimo, boys. Qua veramente ho sbagliato tantissimo, perché quel bombolino, it's a problem quel bombolino, ragazzi. Però vediamo un po' se riusciamo a marchingegnare qualcosa di figus. Ok, che fai? Non ci tiri la veleno? Cioè, devi tirare per forza la veleno, fratelli. Devi sbrindellare per forza con la veleno, fratelli. Lui ha pushato come se non ci fosse un domani, regà. E noi andiamo a fare la stessa cosa. Guardate il lag. Guardate il lag del dio. Guardate il lag del dio. Intanto qua, ottimo. Non ci sto a credere, regà. Guardate quanto lagga. No, vabbè, regà. Qua c'è il complotto. Qua c'è il complotto, signori. L'abbiamo visto tutti il complotto, regà. Non mi venite a dire che non c'è stato il complotto, perché il complotto l'abbiamo visto tutti. L'abbiamo visto tutti il complotto, ragazzi. C'è stato il complotto, che magari agli occhi di voi non è uscito a galla. Per il complottino c'è stato, raga. Guardate quanto sta a laggare il complotto di Clash Royale. Incredibile ma vero. Andiamo con Arceus, il Pokémon più forte di tutto Clash Royale. Andiamo con la veleno. Dai che si vince. Mamma mia. Grazie ad Arceus abbiamo contrastato il complotto della Supercell, signori. E siamo ufficialmente, dopo un'ora e 20 minuti, non so la registrazione per voi quanto è durata, ma per me un'ora e 20 minuti in Lega, ma ho pure scordato, 3, 4, 5, 6, dai, non laggare così tanto, fra, mamma mia, fratacchione, Lega 6, Maestro 3, signori, GG, ce la siamo fatti tutta, proprio tutta, prossima è Lega Champions con le cartine che sono andato a portare su. Ci abbiamo anche il baulozzo, quello del livello 51. E che fai? Non te lo apri? Aprilo sto baule, vediamo che mi dai. Ah, un jolly per gli scheletrini. Ma guarda, ti ringrazio, è una cosa che non sbloccherò mai molto probabilmente. Grandissimo, fra, ma non me serve. Allora, signori, la lega intera ce la siamo fatta. Mi raccomando con il lecchino, mi raccomando con l'iscrizione. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che date in ogni singolo video, in ogni singola live. Io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Egg.